Ciao a tutti, sono in live e benvenuti qui in questa nuovo episodio in streaming. Bene, bene, oggi spero per voi, spero per tutti che sarà una live migliore di ieri, tanto che era tan noiosa. Quindi iniziamo. Ok, iniziamo. Cambiano scena, ovvero su GTA. Ottimo. Microfono su TS. E porco Porca demonio. Troia. Oh, è uno. È uno. Signore? Sì. Alessima for rosso l'ha visto. Sì. E chi mi è venuto addosso? No, l'ha visto solo lei che sono venuto addosso, signorina. Ma anche il mio collega l'ha visto. Anche io. Sì, l'avete visto solo voi che io vi vengo addosso. Io non l'ho visto. Perché. Ah. Le spiego, ho visto che le esplodevano i vetri di dietro e quindi è per quello. Vabbè, cioè, non lo so. Vabbè, vado. Grazie, buona giornata, agenti. Scusate. Sicuramente l'ha fatto, però. Tutto il culo della macchina storta. Allora, eccoci qui. Alte. Dov'è la maschera quella da SWAT? Oddio, così volendo anche, eh? Ci sta. Vabbè, questo qui me l'equipaggio. Tanto. Cappa. Maschere. Equipaggio slot 1. Ah no, non equipaggio, cappa maschera. Ciao, ovvero Simone, ciao a tutti, ciao, benvenuto in live. Microfono attivato. Così, è troppo da rapinatore. Devo fare il calcolo di quali soldi sono miei o meno. Sì, evita. Le maschere sono nuove, mi sa. Non l'ho mai vista. C'è Sheriff's Department. C'è sempre meglio di cittadini che l'ex sheriff, l'ex detective Romolo Del Rio, l'ex vice capitano Donald Barton sono ufficialmente ricercati dalla legge. In caso voi rivediate, siete pregati di formalmente le forze dell'ordine. Sono andati tanti vedi? Vari giorni, armati e molto pericolosi. Molto pericolosi. Ok. Adesso c'ho la maschera. Beh, così. Sali. Tu cazzo sono cattiva. Sì, un po' brutto anche per sali. Ci passiamo, yeah. Thank you.
Ma fra quanto si fa sta roba? Non lo so io. Non lo so, volevo sentire Soprano. Quando Soprano mi dice ho fatto quello che devo fare e... ciao. Oh, aspetta a sinistra, c'è un'immoto che corre. Guarda. Dove? Lì davanti, 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 davanti. Non lo vedo. Davanti, davanti a noi, davanti. Ah, sì, sì, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Sta correndo un botto. Devo vedere un po' che cosa fa. Info, eccolo lì davanti. È andato al benzinaio. Aspetta, no, piano, piano. L'ha girato al benzinaio. Di qua. Sì, ha messo la moto lì, mi sa. No, non sono sicuro. Guarda, guarda, guarda quanto corre. Sì, sta correndo un botto. Vabbè, noi ci avviciniamo, senza che mi se ne accorga. Ma si sta fermando, vedi. Ma questi cazzi, non mi frega niente. Mi se ne frega. Perché? No, ma è brutto se vede così la gente. Microfono. Ciao, Grave. Microfono attivato. Boh, ci sta? Sì, ma... però poi li vecchi, così, cioè no, no. Poi ti fidano che la segui apposta, che cioè, proprio... gli devo avere i pressi per fare la multa, no? Madonna, che sfio, come t'ho sfiorato. T'ho visto morto. Come ho sfiorato il coso. Che cazzo. Salve, tutto bene? Salve, agente, sì, sì, tutto qualcosa bene. Qualcosa del genere si chiama. Oddio, non, vedo, non, vedo, non vedo nessuno io. Ah, un attimo, sono i miei problemi, no? Sono i miei problemi. Sì, perché sì, mi voglio... Sì, sì, sono in due. Ok, ora vedo. Ma... tutto bene? Cosa ha detto? Scusi? Vai, Chantal. Anti. Eccola, Chanti. Salve. Spero di aver sentito male. Stavo parlando con la mia mamma. Quale coca? La cola. Ok. Vabbè, arrivederci. 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 Oh, Sofia. Quello io. Uffa. Ovvio, Simone. Sì, vabbè. Microfono attivato. Ma che cazzo è? Ma non lo so io. Sento, no, sento il tuo microfono che parla. Sento musica, tutto quello che ci sta attorno. Sentite un attimo. Adesso non più. Ma porco Giuda, non lo vedo più il blip, ma porca troia. Ci sono, cosa non vedi? Il blip non vedo. È lì, davanti. Vai tu. Guido io. Solo per adesso. Non avevi detto che hai paura di perdere la proprietà? Ah, ma così pago io. Non paghi niente, aspetti, sei, aspetti. Ah, sul serio? Quanti minuti, quanti secondi sono? Qui Rivera che prova ad entrare in città. Finito prima, finisco prima? Questa prova non mi piace. Sì, finiamo prima. Ma no, vai, vira tu. Beh. Se perdo la connessione, se perdo la proprietà dell'auto, mi incazzo. Ciao, Demil. Mangi e arrivi, ok. La macchina sfondata. Eh? Questo qui è la macchina sfondata. La vedo intera, gliela vedo io. Davanti. Io la vedo distrutta di brutto. No, la vedo intera, la vedo io. Allora, limitatore. Allora? Pronto. Dimmi, allora hai fatto? Microfono disattivato. Ne ho messi a prenderli su?
No, no, già abbiamo fatto. Andiamo. Sì, è che abbiamo avuto. Cioè, c'è stata un'intersecazione di robe che non riusciamo a fare. Però allora sì, dimmi quando bisogna fare tutta la storia. Sì, sì, poi ti chiamo. A posto, ciao. Ciao. Vai sotto, vai sotto. Microfono attivato. Vai sotto, vai sotto. Aspetta, ho messo il limite. Stop, 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 stop. Come vai? Torna indietro. Che c'è qua? Ecco la macchina lì, fermo. Da sequestrare? Ovvio. Pronto? Pronto? Salve, mica. Ciao, bisogna sequestrare un'auto. Prendo il camion e arrivo. Al garage centrale, il solito posto lì sotto. Ok, arrivo. Salve. Ah, mi dispiace Simone. Porto. Edoardo De Santis. Veicoli sequestrati. Ok. Ecco il meccanico. È arrivato. Sì. Timothy. Il camion non ci passa qua sotto. Va portata fuori. Ah, gente. Sì, sì, portala, portala. Fatto la foto. C'è qualcuno che può venire a prendere la casa per niente, niente. Dica. Viene sul secondo a chi, per favore. No, posso. Io lui. Lei segua. Lei segua, io vado. Ma come segua? Che sulla casa presidenziale? Sì. Ancora? Non l'ho guardato l'altro ieri. Non posso io, Soprano, puoi andare a prenderlo tu? Un attimo, vedi se riesco. Adesso spero che il PC regga per questo... No, altrimenti. Altrimenti mi tocca aspettarvi fino a domani, credo. Domani, dopo domani. Dove sei? Sequestrare l'auto.
Ok, mi viene a prendere dopo. Sì, aspetti. Grazie. Aspetta un attimo che me la scarica. Okay. Aspetti. Scarica, scarica. Salve. Ok. A posto. Perfetto, un attimo solo. Un attimo, eh. Ok, allora è solo una così. Ok, perfetto. Rinforzi immediati al benzinaio sotto dalle porte di Sandy, per cortesia. C'è un uomo, mi sembra armato, entrato nella banca. Guardate un attimo, quanto ti devo? Rivera? Ho cambiato le tariffe per i sequestri. Non c'è nulla ora, ti pago dopo, ho un'emergenza. Vai. Affermativo, stiamo convergendo tutte le unità. Ragazzi? Sì, ricevuto anche Adam 1, stiamo arrivando. Okay, perfetto. Qual è il posto, qual è il benzinaio esatto da dove andare? Quello sotto quella Sandy. Ha detto dove c'è, dove c'è la banca sotto all'aeroporto Sandy. Sì. Dove abbiamo fatto cambiare i posti durante il coso da, quando c'è il processo. Ok. Lì, quella banca là. Perfetto, arrivo. Madonna, che botta. Sali, 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 no. Sali, 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 sali. Come mai, che c'è? Che c'è? Perfetto. Che c'è? Dove dobbiamo andare? Prima cosa? Dobbiamo cambiare, aggiustare un attimo sta auto che fa schifo. Ah, con le sirene? No, e poi andare a tenere una chiamata. E che chiamata è? Possibile rapina. Sul serio? Sì. Sembra che sto scherzando. Sì. Fai di palla subito. Vai. Perché devo pagare io? Paga, fatti dei soldi, quanti soldi sono? Guida, sali, 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 sali. Quanti soldi sono? Ma vai tranquilla, sali. Vai, intanto sali, fai sta cazzo di riparazione. L'ho già fatta. Bene, la vedo ancora rotta, rifalla. La rifaccio. Ricevuto. Fatta, la vedi? La vedo tutta distrutta, mannaggia. E non so cosa dirti. Vabbè, fammi invitare a me. Ma ho speso due... Scendi da sta macchina e ti pago dopo. Uffa. Madonna. Soprano? Ciao. Detto non intervenite, è a posto, a posto. Ah, a posto? Ho detto a posto, potete anche non è più. Ok. Che cazzo è che non vedo neanche dell'auto riparata? E smutterli su sta cazzo di radio. Dica. No, non ci si muta mai. Ci sono. No, mai mi si muta, mai. Comunque, quindi? Niente, ha detto che... la rapina non la fanno, è tutto a posto. Ti pago, ora. Ah, ok. La macchina distrutta c'ho ancora, però ti pago per un cazzo, vabbè. Ma è giusto, vabbè. Giusto dire. Apro leva, 500 dollari. Chi... Rispondi. Ho risposto io. Pronto? Pronto? All'SPD. Dica. Polizia. Richiami fra poco. Chi era? Sceriffi, la prossima chiamata che arriverà per voi. Chiamata per gli sceriffi. Simone, sinceramente non so che cosa... cosa intenzione di fare ancora in serata dopo una volta a pattugliare, perché non... dipende da cosa ci offre la serata. Ma stai parlando con me o con la chat? Live. Ok. Oi, che sento rumore. I'm Twinkie, grazie per il follow.
Vediamo c'è il nome, numero di Drake Pierce. Drake, APC, Drake Pierce non ce l'ha. Vabbè, appena lo vedo li pago. Aspetta che c'ho due mail da leggere, va. Allora. Ok, perfetto. Non so che fare, mi sto veramente annoiando. Andiamo in autostrada e andiamo a fermare la gente. Oi. Oh, guarda questo. Secondo me li ha superati i limiti. Li avrebbe superati, ma non sono sicuro. L'autovelox l'ha ben preso la velocità, però era da altra parte, lì così un po' di confusione. Sono curioso di vedere però chi c'è la guida, fammi vedere. Eh? No, volevo vedere chi è che lo guidava. Sì, sai che devo pagarti, però devi sapere, dammi tempo di trovarlo. Ok, solamente che sono due giorni che... Ma io? Allora sei stupido. Eccola! Salve! Oh, lo stipendio? Vieni, sali in macchina. Salve, lo stipendio? Sì, grazie. Sali in macchina. Vedo che ci capiamo immediatamente su queste cose e mi fa piacere. Quanto stipendio devi prendere? Tu aspetta che vado a vedere, ma che... Sì, ecco, quello di settimana scorsa, se non me lo abbonda, che ero capitano... No, non cambia nulla. Devo guardare se ciò nulla. Che c'è... Non... Poi sei stato capitano un giorno e mezzo, quindi... Comunque, ma io mi sono impegnato. Cazzo, per guardare ste cazzo di fogli, Google, Dio mio. Ok, comunque, caricamento, elenco stipendi LSPD, LSSD. Vediamo un po' che sai tu. Tu sei ufficiale, allora io ti do dallo stipendio di 10, quindi tu non sei mai stato capitano prima di 10. E poi comunque sei stato per un giorno e mezzo, quindi non vale. Non ho capito quanto. Un attimo, rispondi che ha detto. Pronto all'SPD, mi dica. Esatto. Michael, mi sente? Waves, ufficiale 2. 8.500, dite. Ma che è 8.500? Che me ci compro? Du tacos? Slackius, che ti compro? 8.500. No, qua non ci siamo capiti. No. 8.500, vieni qui. Pensi un po' lei, a me. Devi depositarli. E beh, è che vado in giro? Già c'ho $200 in banca. Sì, quanti soldi c'ho in banca io? C'ho $627.000 in banca. Bene, bene, vada via prima che le faccio una rapina. Andiamo. No. Fiden, devi presentarti per ricevere lo stipendio, caro mio.
Non do gli stipendi così a caso. Quanta gente c'è nel server? 60. Ah, aspetta che mi ho dimenticato Waves, cazzo. Sono stupida, ti ho dimenticata. Ti ho dimenticato. In che senso? Sali, ti ho dimenticato, sali. Che ha detto? Puoi scendere un secondo? Unità, potete bloccare per vincere l'autostrada che va da... da downtown a Sandy Shore, perché c'è un, Sigiri, ho detto. Un pezzo di marmo per terra. E quel fucile là dietro. E continuano a fare incidenti. È vero, questo qui è il fucile che ho da tipo da quando c'è l'alluvione, avevo detto al capitano. A me sembra che stiamo camminando e che l'acqua ci sia solo al mare. Oh, quanto era veloce quello? Non so, il capitano mi ha detto, ti entrerò. Il capitano non saprà il regolamento interno della polizia. Ma no, comunque non bisogna attendere. L'avevo notato perché c'è sto giubbotto, non l'avevo notato in macchina. Quindi comunque... vado immediatamente a levarlo, che sennò... Sì, smonti subito. Va bene. Bravo, Waze, fini che ti porto al garage. No, vado. Vabbè, fatti la camminata. Pensavo mi arrestasse o che mi tirasse un pugno. No, comunque ha ragione, io non l'ho fatto, però non devi portare la carabina. Infatti mi avevano detto di metterla nel bagagliaio, devo ancora metterla. No, neanche, la carretta non puoi proprio portarla dietro. Ma... da ufficiale 1 in poi puoi metterla in macchina. Ah, ok. Cioè, quindi la carabina io per nessun motivo posso averla. Solo il codice 0. Che sarebbe... carabina. Rapimento della gente, okay. Omicidio di persona, cioè cose importanti, grosse. Ok. Però devi venire sempre in centrale, prenderla, vai a mettere questa carabina, intanto io prendo. Neanche in macchina, quindi? Neanche da ufficiale? No. Okay. Da ufficiale sì, la carretta no. Ok. Lo tiro fuori l'ultima volta, se esce fuori lampeggianti belli, bene, se no... vabbè, per questi qua. Microfono attivato. Rivera, mi senti? Anzi no, Rivera non mi serve. Vabbè. È arrabbiato per lo stipendio. Ma chi? Lui. Perché sono solo 8.500. Ah, radio. Ciao Mauro. Gulu. Comunque ho detto, perché c'è solo 8.500? Sì. Mi dispiace per lui. Sì, sono i... sono i gradi. E la Madonna che correva lì. A prenderlo, cioè. Ma le pattuglie super veloci quali sono? Che non ho capito. Ma mi sa che... accosti. Certo. Facciamo una multa dell'1% per superamento dei limiti. Sì. Va bene? Aspetta un attimo. Spenga il motore. Qui Adam 1. Stiamo effettuando un traffic stop di una moto davanti al garage centrale. Prego, collega, scenda pure.
Sa fare un traffic stop? Sì, certo. Allora, se hai bisogno mi chieda pure, sono qui con finestrina aperta. Sì, sì, certo. Salve. Salve. Sa perché l'ho fermata, no? Credo eccesso di velocità. Crede bene, crede bene. Mi dia i suoi documenti. Certo, subito. Cominci con la sua carta d'identità. Allora. Ecco lei. Lane Staley, Staley, come si dice? Staley. Staley. Staley, Staley. Staley e non sta là. Capisco. Aspetti lì. Come si chiama il signore? Microfono disattivato. Sta lì, sta lei. Ok, i documenti delle licenze se li sapete dare? Sì, 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 adesso faccio. Ok. Bene, allora, tenga sul documento di identità. Mi può fornire la patente? Certo, gliela prendo subito. Ecco a lei. Quanto pare qui abbiamo una patente scaduta, eh? Scaduta? Sì. Ma come? Sì. Ma? Non mi torna. Ne è sicuro? Ne sono abbastanza sicuro. Qual è l'ultima volta che secondo lei avrebbe rinnovato la patente? Un po' di tempo fa, ma non poi così tanto. Definisca il numero di giorni più o meno. Non glielo so dire. Magari una o due settimane. Ma lo sa che scade in una settimana, vero? Infatti una o due settimane, credo più una che due magari. Collega? Sì, aspetti che... Allora, cosa che c'è? Controllo... Allora, sembra che non abbia la patente A non rinnovata. Ok, sulla database ce l'ha registrata? Stavo controllando adesso. Oh, madonna. Aspetti che... Mi sono dimenticato come cazzo si chiama, che ha un nome complicatissimo. Scusi, non è che mi fornisce un attimo di nuovo il suo documento di identità? Certo, glielo prendo subito. Qual è? Grazie mille. Sicuri. Collega, allora. Bisogna fare un po' più veloce perché stiamo mettendo troppo tempo. Sì, a quanto pare ha la patente registrata. Ok, allora faccia la multa per eccesso di velocità, sì, e basta. Sì, e gli dico di andare a fare la patente, sì, sì. Esatto. Bene. Allora, adesso le faccio una multa dell'1% per l'eccesso di velocità. Certamente. Tenga, firmi un attimo qui il verbale. Subito. Bene, e adesso vado a fare la patente, direttamente. Se non c'è nessuno al concessionario, provi a chiamare. Se non rispondo, venga da noi che le faremo una chiamata temporanea. Ok. Buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Pronto LSPD? Devi segnare la multa sul database. Una persona che è scappata? Senza pagare. Perfetto, stiamo arrivando. Salve. Devi segnare la multa sulla database. Andiamo all'ospedale che c'è una persona che non ha pagato il servizio. Intanto sì, un attimo a far benzina che sennò non ci arriviamo. No, sta scappando a piedi. Non ci arriviamo all'ospedale se facciamo benzina. Cazzo. Facciamo veloce. Mi tocca scendere. Scendi sta macchina subito, ora. Vai.
E chi rispondi, rispondi, rispondi. Rispondi che? La chiata di servizi. Ah no, già risposto, è vero. Sì, è quella di prima. Non la vedevi perché c'era il radar. Sì, sì, ora. Oh, no, che lento. Basta. Fermo, non salire. Sì, sì, lo so. Vai. Che è la descrizione di sto uomo? Lo sta inseguendo a piedi, non mi ha saputo dare una descrizione. Che direzione? Verso... Non me l'ha detto, era troppo di fretta. Più o meno qui dovremmo più o meno vederlo. Eccolo, qui c'è la macchina del medico. Andiamo avanti. Aspetti, torni indietro. E vada verso l'autostrada. Oddio, dov'è? Oddio. Andiamo. Dottore? Dottore? È scappato dall'altra parte della strada, quello stronzo. Dov'è? È scappato, fatto le fogne ed è salito dall'altra parte. Praticamente è... Ma... È un signore vestito con una camicia... Ma è sceso di qua e è salito dall'altra? Sì, è andato dall'altra parte. Non l'ha seguito lei? Non è uscito? Ne è sicuro che non ha pagato il servizio? Sì, ed è la seconda volta di fila. Qui bisognerebbe chiamare... comune. No. Sì. Non lo so. Allora, in pratica è vestito con un... Parla molto romanaccio, è vestito con una camicia bianca con i quadri blu. Ha una barba. Hai i suoi documenti? No, purtroppo no, perché non ce li ha voluti dare. Ogni volta rimandava. Mi ha quasi messo sotto con la macchina, tra l'altro. Ma la macchina lì è sua? No, l'avevo rubata. Ok. Davanti ai miei occhi. Pronto, l'SPD, come posso esserle utile? Vabbè, signore, se riuscite a trovarlo, per favore, ci deve veramente... Uomo con una camicia, diciamo, bianca, con quadri? Sì, esatto. Ah, la giacca? Molto riconoscibile. No, senza giacca, semplicemente con la camicia. Gli occhiali da sole, ecco, un'altra cosa. Ok, età potrebbe avere? Forse sulla cinquantina. Ok, una remoscia? Sì, più o meno sì, la voce molto roca. Rauca, sì, anche Rauca. Gente, soggetto, sì. Abbiamo un'urgenza, dobbiamo andare. Così. Arrivederci, grazie. Ho già messo la posizione, l'ho visto sul database, guido io. No, cioè, dobbiamo andare velocemente. Madonna, guido io, cazzo! Sali, cioè, ci sono più di messicani armati pesantemente, ha chiamato il vice capitano. Oh, cazzo, corri, sieni. Dillo a tutti in radio, dillo a tutti. La posizione è quella che ho visto, ho messo giusta. È giusta la posizione? Sì, dobbiamo andare a prendere le carabine. No, non c'è bisogno, c'è una macchina io, vai. Ok. E la posizione che ho messo è giusta, quindi ok. Penso di sì. Chiama gli altri. A tutte le unità, informiamo che ci sono dei messicani armati pesantemente all'altezza del 650 vicino al cimitero. Segnalazione dal... Da chi c'è data la segnalazione? Vice capitano. Arriviamo. Centrale. Tutti tac. Altezza 650, codice postale, vicino al cimitero. Un utente è stato spostato in un altro canale. Sei entrato nel canale. Ci sono. Vai. Dritto come un treno. Non facciamo niente. Dritto. Qual è il contatto? Ho già contato alle sceriffi. Sceriffi, mi ricevete? Qual è il 650? Hai detto? Ah, 650 circa, sì. Provate. È giusto, vero? Qui circa. Più o meno. Dovrebbe essere qui, meno. Qua fermo, stop. Fermati qui. Dentro la casa. Ok, accendi i lampeggianti. Ok, fermati qua. Qui, stop. Davanti all'entrata. Dove siete voi? Stiamo per partire. Vai. Vieni, Rivera. Ma siete stati informati di cosa? Riguardo a dei messicani che sono davanti alla armati pesanti. Università, negozio di vestiti armati pesanti. Stanno seguendo una persona, andate a prenderli. Dove? Vai, Wood, vicino all'università. Io sono vicino al cimitero. Sì. Aspetta che devo... Non ho la carabina... Vabbè, sti cazzi. Sono al cimitero io. Mi è crashato il gioco. Chiamo una persona e ti faccio sapere precisamente. Mi è crashato il gioco, aspettami. Come ti è crashato? Rivera, ti è crashato a te il gioco? A me, No. Okay. Al benzinaio, signori. Benzinaio quale? Quello... Benzinaio vicino all'università, signori.
Ok, dove siamo noi? Ok. Ok, senti, tu non ci sei, io vado. Tu per alloghi corri. Cioè, vicino benzinaio? Chi sta ne seguendo? Costruzione. Spostatevi in tacco, uno spagatorio. Spostatevi in tacco da noi. Non possiamo comunicare tre volte. Continuiamo a girare intorno vicino al benzinaio. Benzinaio sotto l'università. Benzinaio sotto l'università. Raga, aspettate che noi stiamo arrivando. Tanto ci siamo noi. Non è ancora partita nessuna sparatoria. Sì, dai. Avete già lampeggianti e sirene accesi? Sono lampeggianti accesi, eh. Sotto al Siete vicino, gente? Sono davanti al benzinaio, non c'è nessuno. 3 km davanti al benzinaio, non c'è nessuno. Che stai dicendo? No. Ma che è successo? Davanti al market adesso. Alfa rossa. Alta velocità. La vedo. Ma dove, ragazzi? Che attenzione al benzinaio, Alfa rossa. Non ho parlato in 50, scendono verso... Dovete fermare Alfa Romeo rossa. Dimmi se girano a sinistra. Sono girati a destra, direzione casa del capitano circa. Che auto vedo più o meno? No, raga, non deve parlare da Nai perché non si capisce un cazzo con quella voce. Parla su di un'altra volta a destra. Università. Sono già persi, ragazzi. Ah no, giro di nuovo sotto. Una persona che sta essendo inseguita, quindi sono davanti in università. Ragazzi, sono corsi giù verso il Burger Shot. Vai dritto qua, Piada. Vai dritto. Burger Shot, una macchina ha fatto un incidente. Continuare dritto, devi continuare. Continuare dritto dopo. Guidami. Alfa Romeo Rosso, dovete fermarla. Dov'è? Sentivo la voce di. Alfa Romeo Rosso la sta perdendo. Dove l'ha persa, anzi, cazzo. Se ci dite dov'è, raga? È andata in direzione città centro. Ma sì. Siamo noi. 25 volte dov'era? Scusa. No, oh, noi eravamo assenti. Ok, l'ho rivista. Sta in direzione garage centrale. Da dove indietro? Dal museo. Io sono rimasto ok, piedi, vai qua a sinistra, poi vai. Mi riesce a venire a prendere, faccio una chiamata. Spero di ribeccarla, perché non l'ho vista più. Non l'ho più vista. Sinistra. Eccola, ah, no, ma che non è possibile. Però non mi inchiodare in così. Eh no, ma io sto frenando per vedere le trasversali. Quale è l'ultima sua posizione? Tra. L'ultima di noi? Posizione? Penso non di sì. Controllate il garage centrale, garage centrale. Ci sono là. Passa da quello sopra. Garage centrale. Vai da sopra, vai da sopra. Garage centrale, ragazzi. C'era il Romeo Rossa, garage centrale. Di messicani? Non ne ho idea. Garage centrale, Alfa Romeo Rossa. È una Giulia Quadrifoglio. Dai, ferma dentro. Sì, hanno Giulia Quadrifoglio. Noi siamo, sembrerebbe esserci sembra essere Poposchi. Ok, scende il punto. Potrebbe essere. Trovate. Mani in alto, giù dal veicolo immediatamente. 0-25 più a da. È Poposchi. E Poposchi. Mani in alto, scende dal veicolo. Immediatamente. Ma comunque un altro veicolo di messicani sta alla F-Invader, Sì, fermate l'Alfa Romeo, la F-Invader, andate subito. L'ho sbagliato, digli che abbiamo sbagliato. Niente, abbiamo sbagliato, arrivederci. Cimitero, verso il cimitero, al benzinaio stanno. Metti il punto, stanno fermando al benzinaio. Che cazzo abbiamo fatto? Abbiamo svuotato quello sbagliato. Segui gli altri, però. C'hanno il pompa in mano, stanno al benzinaio. Dove? Al benzinaio vicino all'Life Invader. Hanno messo via il pompa e stanno venendo in fuori. C'è un'altra macchina, c'è un altro Porsche. Attenzione che svolto a destra, sto frenando. So già chi sono, no? Mi sono venuti prima a fare il... Il porto d'armi. L'Life Invader svolto a pompa in mano, quindi sto frenando. Sì, sono scesi, hanno messo via pompa e mi hanno alzato le mani. Io, finché non arrivate, non mi prendo. Ok, spegniamo la peggiore delle sirene, grazie. Tanto sono fermi, inutile che spegnessi. Ci appostiamo dietro al benzinaio. No, non serve adesso. Fermate qua. No, qua al benzinaio. Sono qua. Vogliono partire, mi sa, Bloccate la mia. Blocca l'entrata. Qual è il benzinaio vicino alle F-Invader? Stop, non fatelo avvicinare. Fermo. Chi se muove? Fermo. Entrate dentro. Che succede? Entrate dentro. Entrate dentro. Dentro il benzinaio. Sì, così se bisogna sparare facciamo esplodere. Dobbiamo farli avvicinare, non andare verso il benzinaio. No, perché si avvicinano troppo verso di me. Raga, qualcuno che viene con me, magari? Arrivo. Che bombo dietro di te, brutto porco. Contro il muro, tutti contro il muro, forza. Contro il muro. Mani in alto e contro il muro. Faccia contro il cazzo di muro.
Scende il veicolo. Va, va, fanculo, non parlo più. Scendete dal veicolo. Gente sulla Porsche. Mi dite di chiare il problema. Dirigetevi verso le persone, controllo. Per favore, scendete dal veicolo. Possiamo sapere il motivo? Dirigetevi verso la gente di là. Va bene. Vai mai alto, grazie. Anche voi contro il muro, per cortesia. Contro il muro, contro il muro. Sono fermi. Sono fermi davanti a noi con le manette. Anche a lui. Dove siete? C'è una persona che anche controlla il muro qui davanti. Dove? Il benzinaio al... Oh, questo che cazzo al è? 644. Salve. Ok. Wilson. Sì. Chi è stato il primo a entrare là sulla scena? 3, quale scena? 5, quella 6. Dove avete fatto la prima chiamata. 344 sono andato io e il collega che adesso non c'è, però ho visto le auto si sentire e poi dopo l'ho persa, quindi l'ha ritrovata il collega, un vostro collega l'ha ritrovata anche. Vabbè, anche dove? Agenti, io vado lontano un attimo. Sopra il bambino mamma, c'è un benzinaio. 8 agenti, io. 5, 3, 6. Va bene, signori, adesso faremo... Ma faremo una veloce perquisizione. Se tu pensi alla ragazza, Wilson, io... Sì. Ah, va bene, va bene. Metto via l'arma un attimo. A chi se... Collegati un attimo la mia arma. Magari teniamo un'arma dell'omicidio o qualcosa, non lo so. Adesso vediamo. Ah, claro. Ok, signorina, se non dispiace. Guardate anche in macchina. Vuoi che i documenti te fai un attimo, vedi? Guarda chi se lo è nel pantalone. Mettiamo solo, ha qualche coltello magari che possa ferirmi mentre la tocco. Coltello no, una vintage, una... Arma comunque. Teoricamente okay. Potremmo anche controllare le auto. Vabbè, allora questo chi è il proprietario della Porsche? Claro che siamo a posto, ma non mi piace. Aiuto, aiuto! Scusi, cos'è il Bull 2? Che cazzo? È una schietta da Guiardo, una schietta da Isidoro è quello. Ok, va bene. Beatrice Conte, sì. Controllo delle macchine. Ok, confermo quello che ha detto. Il ranch che cosa sarebbe, mi scusi? Il pappagallo. Ah, ok. Chiave inglese. Cazzo sono? Vabbè, chiave inglese, a posto. Signorina, non ha niente di legato. Wilson, prima di fare tutto ti devo parlare immediatamente. C'è un problema comunicativo, è arrivata una soffiata. Allora, mi serve sapere di preciso cosa è successo. Abbiamo ricevuto una chiamata. Perché li abbiamo fermati? Allora, bisogna parlare col collega che ha risposto alla chiamata. Raga, abbiamo svuotato Boboschi, ma c'era il vice capitano che chiedeva aiuto... Che delle dei messicani, diciamo, armati pesanti, gli stavano dietro, gli stavano vicino. E ha detto di intervenire sul posto. Siamo dove sul posto era pulito. Poi il capitano ci ha detto che invece le persone erano in questa zona. È arrivata in questa zona, ha visto correre una Alfa Romeo rossa come quella lì. E con dietro una BMW nera, se non erro, ad alta velocità. Una volta inseguita le macchine, a un certo punto le ho perse perché, diciamo, erano molto più veloci della mia auto. Essendo da sola, comunicazioni radio ho avuto difficoltà. E dopo che ho trovato l'Alfa Romeo del garage centrale, abbiamo controllato quella persona sbagliata. E poi il vostro sceriffo, penso il sergente sia, ha annunciato che aveva visto l'Alfa Romeo di nuovo qui sul posto. Dopo 2 minuti gli verrà spiegato. Così è venuto. Un attimo. Quindi le accuse contro di loro sono? Sono, diciamo, ecco, sono avvicinati al vice capitano con armi pesanti, con le prove. Diciamo, con le prove, dico. Con le prove? Le prove. Fuga dalla polizia. Io vivo di prove, no? Possibilmente se erano loro, fuga dalla polizia. Se erano loro. Sì, io non ho avuto non ho visto nessuna targa, solamente quella. Ragazzi, che hanno qualche arma potente addosso. Lei ha visto qualche targa? Ah, Shark, se trovate qualcosa. Lei ha visto qualche targa? Gira a pompa, cave, qualcosa dentro tutte le macchine, droga. Troviamo il tu hai visto qualche targa? Oddio, non mi può seguire un attimo. Il capitano è in macchina da un'altra parte. Non li possiamo lasciare andare. Sono lì, dove sei? Devo spostare istanza. Microfono attivato. Al benzinaio. Dov'è la gente che ha come pattuglia? Sentivo la voce, pensavo fosse in game. No, sono in e tu? Vabbè, comunque mi è arrivato un Collis, aspetta, non posso. E tu che hai come pattuglia? Sì, pensavo che ero io che ti chiamavo. Ok, cosa ti ha detto il vice capitano in chiamata? Il vice capitano mi aveva detto che c'erano delle persone con armi pesanti alla posizione che mi aveva mandato. Delle persone con armi pesanti che... ok, esposte. Sì. Vai a ferire lo detective soprano, quello sceriffo lì, si tolto il cappello. Sì. Ok. Sì, ho la bodycam, Leo, però non vedo bene la targa.
Vabbè, signori, potete anche togliere le armi, non è che... Claro, le macchine, togliete le armi, con calma. Claro, vedi, sto sceriffo a chi mi piace, vedi, togliete le armi, mica siamo degli animali di merda, no? Sembra che a chi teniamo bomba a mano e trick track le tasche. Un utente è stato spostato nel tuo canale. Ragazzi? Sì? Trovate qualsiasi pretesto per potergli fare qualcosa. Qualsiasi cosa. Perché qualsiasi. È tutto a nulla? Beh, hanno qualche arma strana addosso. Calma, io mi stavo ragazzi, calma, ci sto pensando io. Ma Seriffo, come si chiama lei? Mi sento un attimo che devo andare in bagno urgentemente. Ma non riesco a fare qualcosa. Ah, no. Avete già prequisito tutti? Arrivo. Io non ho prequisito nessuno, io arrivo subito. Sì. 89 AA. Claro, e poi è muy strano. Ma questo non è il caso, sicuramente. Ma però non è sembra che chi se veda manettato senza motivo, Claro. Chiedo un attimo. Se è possibile, vorrei partecipare. Io avete prequisito tutti? Un attimo, io chiedo di chi sono. Wilson, ti devi discrociare con le braccia. È un problema se partecipo alle tue indagini. Allora, se l'ultimo. Guarda, è un affare un po' complicato. Aspetta, io vorrei ma... prima farti. Questa alfa non è ricercata. E poi dalla prossima colloquio che ho con lui. Mi sentite in radio? Perché sì. Mi serve. No, questa alfa, Giulia, non era. Scusate, tecnici, se mi interrompo per mettermi un attimo. No, non ci interrompere, grazie. Fammi controllare la targa. Dimmi. Facciamo così. Però mi raccomando, se gli stai andando a fare un interrogatorio, usi la bodycam, certo, e sì, poi sì. La metti, perché non vorrei che andasse a finire come tutto l'alto comando non che gli abbiamo fatto fare una brutta. Mi fine. Stanno chiamando con l'anonimo. Va bene, e dobbiamo controllare le robe. Se mi dice dove le chiavi, io stavo andando a vedere se finiremo. Ma secondo lei, con tutta questa blitz che sapete a chi? Ma guardi, io preferisco fare le cose di mano mia. Wilson. Mi dice prendere chiave a chi sono nel pantalone. Non vede che cosa sto facendo, però non lo sto facendo. Con ciugare mano la vedo. Chi è lui? La vedo con ciugare mano mentre è manettata. Vabbè, tocco velocemente le manette e le rimetta. Sì, vado a trovare. Ma come? Ok, vita via il cellulare. È pulito o no? Perfetto. Il Porsche laggiù di chi è invece? No. Okay, controllate grazie. I veicoli. Chi cazzo sta parlando? Ah, lui. Ok, perfetto. Grazie. Mi metto in tasca. Salamanca è già stato allora, aspetta, proprietario dell'auto. Prendilo. Omicidio d'agente, possesso di droga. Vuoi che te ne metti in tasca? L'avete preso di tutti. Non sveglio, se la mancherà anche. Mettemela in tasca, cazzo. Era ricercato. Ok, non c'è niente, sì, a posto. Sparatoria. Smanettateli tutti, basta. Aspetta un attimo. Ma il motivo del fermo io non ho ancora capito, comunque. Diciamo che c'erano delle auto, quelle vostre, che scappavano dalla polizia. Ah, è questo qua? Ma dove cazzo le hanno... Le hanno lasciate le K47, sì. Scusa. L'ho accusato di qualcosa. Cerchiamo in giro. Ce li hanno. In casa, sì. Avete controllato la macchina? Sì, tutte e due. Nella Porsche non c'è niente. Nella Farmacia c'erano due fogli. Credo le abbiano in casa. Allora. Ma adesso chi è? Questo con la maglietta bianca e il coso in testa? Chi è? Salamanca? Che ha detto aspetto? Sì, no, aspettate. Non smanettate nessuno, aspettate. Cosa dicevate in radio? Salamanca? Abbassa le mani. Oh, spari! Oh. Giù, tutti giù! Porca della merda! Come cazzo porca me merda, porca giù! Porca merda, signori! Vi mettiamo... Ok, occhio. Abbassatevi. No, no, io non mi fido di voi. Questa era una trappola. Ma che è una trappola? Ma secondo me i cannoni se li fuma la mattina sì, sera. Sì. A me comunque. Andiamo due pattuglie. Però lo si è andato a controllare, cazzo. Ma perché state qui? Andate a vedere gli spari, no? Ci stiamo andando già noi tre. Lo devo dire io come si lavora. Occhi e tetti. Nessun altro, ragazzi. Qua. Vi teniamo comunicazione aperta se succede qualcosa. Claro. Mi sento. Ma stanno sparando? Lei. Qualcuno che resti assolutamente là, Ci sono io. Ci sono anche io. Faccio vedete armi, sì.
Mandami por di sotto. Ragazzi. Signore, rimanga qui. Dietro. Signore, si metta giù, che è pericoloso. Ah, sono è te, non vedo so. C'è una persona a terra. Oh cazzo. Hanno sbagliato un tizio. Agente? Uomo a terra. Porca troia. Sei un medico? Ok, posizione? Ma non mi posso andare okay, più avanti. Merda, raga, hanno ucciso uno qua dietro. No, fra ti dico, ragazzi, mi hanno sto parlando con un contatto. Loro gli hanno sparato, loro l'hanno abbattuto. È uno che c'ha una carabina. Potreste tranquilli, ragazzi, gli altri. Ragazzi, abbiamo un uomo a terra, ferite d'armi da fuoco. Quindi un'intenzione? Girate nel perimetro, è un veicolo qua sotto. Ma possiamo lasciarli qui. Chi è che l'ha abbattuto? Non ho capito. Te lo posso dire fuori al replica? Chiama un medico. Ivan mi ha chiamato e mi ha detto che gli hanno sparato. Sì, chiama un medico, rimani con Luigi. Luigi, rimani con lui, chiamate un medico. Non ho capito un cazzo. Questo mi parla. Perché, ragazzi... Ivan mi ha detto... E mi ha dividerci ancora di più non avrebbe senso. Se mai te vai, Ivan, ti ha detto? Sì, mi ha detto che praticamente gli hanno sparato, ok? Non conviene, se devo sparare poi è un danno. Ok, mi ha chiamato adesso. Quindi quello a terra potrebbe essere uno dei messicani, la banda loro, che c'ha una carabina. Probabilmente. Ma vediamo, mo ci penso. Raga, se c'è almeno un altro che può girare con la macchina intorno, o questo di cazzo è? Ti vedo come ti giallo. Oh, ci sta uno. Dove? È sul retro. Sul retro? Dove c'è il cadavere? Alla macchina, BMW. Qua sotto. Ah, BMW, vero. Lo stavo seguendo, BMW, ragazzi. Fermati. Tenga quelle cazzo di mani in alto. Ti fermi. Dove siete? Levati. Fermo. Lo sdraio con la macchina. No, fra. No, beh, il colpettino col... Dove siete? No, l'ho teserato. Sta scappando. Contro il muro, mani contro il muro. Raga, immediatamente. Raga, volante. Dove siete? Sono io con la volante. È il vice capitano, raga! Muomelo un culo! Madonna, se meno un culo! Accosti l'auto più avanti. Vedrai. Ho il contatto. Sì, accosti l'auto più avanti. Ragazzi, ho il contatto. Sono le trita, piadina. Dove dire ho il contatto? Quello morto, davanti. Ma che ringraziarli, coglioni, porca puttana. Bene qua? Ragazzi, mi ascoltate? Va benissimo. Tipo morto è nel parcheggio frontale alla... benzinaio. Scusi, Esattamente. Esattamente davanti, c'è tipo un edificio con un parcheggio. No. Ho le mani in alto, no, legale, vedete? C'è qua dietro? Sono fino al 75, se non sbaglio. No, dico, sono completamente sfondati. No, non sono sfondati. E il vice, cazzo. Ma dove avete posto questa manca? Ma perché? Se l'è preso Cavallini, Salamanca. Devo andare a prendere una cosa qua da Non è venuto qua soprano. Io qua dietro. Oh cazzo, devo parlare urgentemente con Cavallini adesso. Lo so che ci ha chiamato. Avete chiamato un dottore, ragazzi? Ho capito, lei mi ha detto ho sentito colpi. Chiamo io. Io ho detto chiamate il cazzo, visto che sto chiamando i documenti. Già gli abbiamo preso i documenti a quel punto. No, Benzo, ho visto due agenti. Ispezionate anche. Aspetta, pensi che c'ho tutto quanto io. Non è che ci pensi tu, fammi fare, stai tranquillo. Ispezioniamo tutti due. No, solo la sua auto davanti. Sì, è proprio d'emergenza, siamo alla pompa di benzina di vicino a Life Invasion. Greco con la cazzo di Alfa Rossa, smettila. Sicurezza, ecco, mandate diverse ambulanze. Sì. Ecco, no, me li stai facendo. Sì, purtroppo scende il guidatore per cortesia. Scende, sì. C'è anche una macchina qua sotto. Eccola qua. Guarda la targa, tu hai la bodycam. Sì, io sto registrando. Guarda la targa. Va bene, risolviamo pure. C'è un cazzo questo. Guarda, ragazzi, vengo bene la chat. Sì. Abbiamo preso il vice capitano. No, la targa non corrisponde al veicolo qua sotto. Dio, un occhio a questi. Sì. Moto dietro. Moto. Il lungo periodo di latitanza è finito. Sì, signori, ma se ci lui, guarda che deve ancora andare in galera. C'è sta un Hammer H1 nero che sta passando davanti al benzinaio. Moto. Dove? Hammer H1 nero. Alla P. Ah, ho capito. Mica lì sotto. Lui c'è a casa mia, siamo al cimitero. Andando a... Ti fermassi, sta salendo su verso la benzinaio. Anche lui è la titanza. Shark, tu stai con questi. Sì, prendo il dottore un attimo.
No, attacchi di filo. Dottor, credo di carcere. Signori, ma è scappato. Un attimo che... Quindi, io ma ora vado a Paleto, se vuole venire. Sta scappando la moto e hai davanti alla B e hai girato a sinistra dove ci sono. Ragazzi, c'è una camera, c'è uno andare su. Ok, la maracanera lo ferma. Wilson ferma la maracanera appena lo vede. Ecco, lo vedo, lo fermo per controllo. Fermo l'arma a canero. Dove sta salendo? Stratevo la moto, dov'è che arrivo? A maracanero fermato a destra del cimitero, poco sopra il benzinaio. Avete oscurati per quello? No, perché gira avanti e indietro davanti al benzinaio. Andiamo entrambi. Noi con questi cosa facciamo? Prendo uno giù. Ragazzi, tenga il motore, grazie. Li portate in centrale. Li portiamo in centrale. Carica. Raga, quello morto, quello morto. Siamo l'ambulanza l'avete chiamata? Sì, siamo in due ambulanze. Raga, state... Suono disattivato. Ok, vai, collega. Quanti sono in macchina? Buonasera. Salve. Salve. Quante persone sono in macchina? Quanto pare per adesso due, ma potrebbe esserci anche dietro. È separata la parte dietro. Ok, chieda. Quante persone ci sono in macchina? Beh, due, vede? Due? Sì, ma scusi, gente, non vede l'interno della macchina, lei? No, la parte dietro no. Ma come no, mi scusi? Com'è possibile? Vabbè, non le dispiace se apre la portiera, no? No, vada, vada. Scusi, come... No, perché non capisco... Signori, no, salve, no. Buongiorno, sono il sergente salve, Wilson salve. Emily. Salve, salve. Immagino il fucile d'assalto per via di quello che stava succedendo dal benzinaio. Che ci parte questa zona? Esattamente. Stavamo andando su a nord. E fate avanti e indietro tre volte? No, abbiamo fatto avanti e indietro perché suonava l'antifurto di una macchina in quel vicolo là. Allora siamo andati un attimo... Le dispiace se le chiedo i documenti? Signori, sì, però scendo dal veicolo, grazie. Un'altra volta dovete rimanere qua ammanettati. Sta riunione perché ci hanno fatto delle mani. Devo darle il... mi dia. Sono nella tasca destra, gente. Ha delle armi addosso? Sì, ci vediamo. Vediamo un po'. Suo nome? Leonard William. L'ho preso, ok. Leonard William. Le dispiace se le faccio una perquisizione? Vada, ci mancherebbe. Intanto il passeggero può scendere dal veicolo, grazie. Vediamo, un po' di fascette, una bistecca. Passeggero? Medica, una sì, arrivo, sto lasciando la cinta. Kebab, whisky... Ha chiuso la portiera. Signore, scenda. È chiuso la portiera. Qui sembra essere tutto ok. Signore? Gli ordino un'altra volta di scendere dal veicolo. Dopodiché lasciare la forza. Aspetti, agente, sia calma che può darsi che abbia dei problemi. Hector, che problemi c'hai? I documenti anche. Ecco. La portiera? Perfetto. Signore. Mi salga sul veicolo, lei. Glielo chiedo un'altra volta. L'ultima. Hector, hai slacciato scenda la cintura, dal veicolo. Salga sul veicolo lei, sì, arrivo. Si fidi, salga, così lo fa scendere, salga. Provi a scendere. Ah, aspettate, posso avanzare un attimo con la macchina? Un metro. Prova ora, Hector. Eccolo qua. Ci volti verso l'auto, grazie. Spenga il nuovo motore. O lei apre così, Sky, e chiede dopo mi gestire. Certo. Mi sente adesso? Sì, la sentiamo. Vediamo un po' cosa ha addosso. Demi, però fai un bel finale. Una pistola, uno sciroppo, una maschera. Fornisca i documenti. Non c'è niente? Niente per ora. Il veicolo, c'è qualcosa nel veicolo? Devo ancora controllare. Per l'appunto parla proprietario, c'è qualcosa nel veicolo? Proprietario? Ecco qua. C'è qualcosa nel veicolo? Grazie per le chiavi. Possiamo controllarlo? Sì, no, ho appena dato le chiavi al collega. Vediamo. Vuoto, pulito. A posto. Grazie per la collaborazione, signori. Vi preghiamo di non passare più in questa zona. Sì, scusa. Buona giornata. Buona giornata. Arrivederci. Controllato l'hammer nero, puliti le persone, sono pulite. Che dire, giornata di lavoro intensa. Sì. Stiamo andando in centrale, Pattuglie sul luogo della scena, qualcuno? Ancora? Io ci sono e basta, senza pattuglie. Dove siete? I signori stanno via con la macchina, giusto? Stanno andando in centrale. Tutti?
E l'Alfa Rossa che la sta guidando? Io sto cercando un posto dove parcheggiarla. Dove la parcheggio? E niente. Porca troia. Ma nel regolamento protocolli non c'è scritto, cioè c'è scritto certo. Solo armi pesanti, basta. Non c'è scritto altro. C'è un parcheggio lì vicino. Chiameremo in generale chi viene. Vabbè, parcheggio sul vi servirà penso forse un po' a tutti l'avvocato. Ma non vi abbiamo arrestato. Poi siete in stato di fermo adesso. Per accertamenti. No, dobbiamo farvi delle domande ulteriori. Che bordello. Fatemi parcheggiare anche il Porsche. Allora, chi ha preso il documento del signore, quello là a terra? Io. Come si chiamava il signore a terra? Aspetta, puta miseria. Un attimo, sto a guida. Comunque quella terra ha fatto surrender. Boh. Capito? Perché i medici sono arrivati, non erano passati 15 minuti. E quindi l'hanno portato qui. Che cosa hanno fatto? Hanno portato ha fatto qui. Adesso vi tolgo non la cintura. Non può stanno i medici. Ok. Come ha fatto? Non sì, io non so come, ma... Okay, la sperata in ospedale. Cosa, ragazzi? Allora, in ospedale c'è il signor Morgan Edlund. Qualcuno l'ha visto slash preso i documenti? Io li ho presi, sì. Morgan Edlund, siamo sicuri sì, di... Sì. Okay. Sì, signori, e niente. Ok, qualcuno, qualche uomo sul posto ancora del benzinaio? Qua, signore... Vabbè, stiamo andando in ospedale. No, io chiedo qualcuno ancora mira per levare perché stanno andando via pure io. Dove andate? Di qua. Va bene, vado via pure io dal benzinaio. Prego. Vengo in vedi centrale. Che ce n'è uno dietro la porta là, che sta giocando a nascondino. Scusate. Contro l'alfa, vado io. Scusate, signore, qui ha trovato carabina in automobile. Prego, contro... Com'è possibile? Contro dove ha trovato carabina chi? Signora ha trovato qui carabina in auto nuova. Aspettiamo, ci vogliono i detective. Carabina e combat pistol dentro auto. Nuova. Dove? Si metta contro il muro, per favore. Come dove cazzo è possibile? Dove ti trovi? Scusa. Dove no, ti trovi? In centrale. No, il signore ha restituito tutto, ma non so come sia possibile. Vabbè, lascia stare. L'importante è che... Perché fare sceriffo, la noi, sceriffo è vero che a noi piace fare le cose a caso, giusto? Per accertamenti. Perfetto, aggiungiamo, non si può. Sì, ho notato, ma comunque, no, demi. Comunque, scusate a tutti se non ho letto la chat, se qualcuno scrive una cosa di importante. Ragazzi, se non ho risposta, qua, di scrivere. Abbiamo portato tutti in centrale. No. Certo. Cos'è che avete trovato nelle macchine? Ah, lo ripeto. Non c'ho voglia nemmeno di dirlo. Il signore ha comprato macchina nuova, ha trovato carabina e combat pistol con munizioni dentro. È possibile. La macchina nuova. E chi l'ha venduta? Chi te l'ha venduta la macchina? Ragazzi, quello che era morto si chiama Morgan Edmund. La concessionaria di ragazzi, tutti zitti. Hanno preso Noah come ostaggio e se non gli ridiamo il vice capitano, se non gli ridanno il vice capitano uccidono Noah. Dategli il vice capitano. Dateglielo, sia mai. Ma che davvero? Ma come hanno preso in ostaggio? Sì, mi ha chiamato uno e mi ha detto noi abbiamo Noah Miller, infatti non risponde. Libera tu, vai da solo, sei ufficiale 2. Sì, okay. Sì, dov'è il vice capitano? Trovati un collega a guentare. Cos'è il fatto? Bisogna armarsi pesantemente? Ho capito. Dice no, hanno detto che vogliono avere una chiamata dal... Sì, però se c'è ostaggio possiamo armarci. Con... Pronto? Pronto? Sì. Stiamo per far chiamare. Si diano una calmata. Sono in centrale io, quindi devo parlare con loro via radio. Ma abbiamo due capitani. No, ragazzi, il capitano è sempre adesso quello. Adesso faccio salve. Chiamare. Buonasera. Non vuole una chiamata dall'ex vice capitano. Ok. Wilson, attendo ordini.
Okay, sì, ci dovrebbe essere Rivera fuori, vai con lui pattuglia. Qualcuno che vada giù a controllare quelli arrestati. Chi ha il bici in macchina? Chi ha il bici in macchina? Oh, sei un avvocato? Secondo. Voi avete il bici in macchina? Molto probabilmente sì, servirà. Gente, vada lei giù a controllare quelli arrestati. Oh, ma che arrestati? Chi ha il bici? A guardare. Sono giù, corra. Dov'è Rivera? Chi ha il bici? Il vice ce l'ha gli sceriffi. E dov'è? Aspetta, che cazzo chiamo io Soprano, perché è mutato qua. Sono qua, sono Soprano. Yeah. Dicono che Mondo Miller è stato rapito, l'ultima volta è stato visto con Salamanca. Confermo, l'ho visto partire con Salamanca io. Chiamami. La persona che appiene mi può mandare slash dire la posizione per fuori, lo sto venendo a raccattare? Chiama il vice appena legge l'annuncio della polizia. Va bene. Posso dire può chiamare. Posso anche fare un annuncio con scritto può chiamare. Dove cazzo è Soprano? Va bene. Ma quale Soprano? È che mi ascolti un attimo. Sì, l'altro non è con gli sceriffi. Luigi. Luigi? Rappiega. L'ex vice non è qua in centrale da noi. Sto cercando di capire chi ce l'ha e contattarlo. Ce l'ha. Mi dia un minuto in più, per favore. Eccolo Luigi. Qua. Luigi. No, stia tranquillo. Luigi. Stia tranquillo. Perché non mi sente, non mi parla? Non ragazzi, mi dovete stare zitti. Vabbè. Chi è che ha il vice? Ce l'ha Luigi. Sì, mo glielo ridanno. Lo sto chiamando. Ma Shark, te sei troppo agitato. Sto cercando di contattare. Ma perché l'ho detto più di una volta io? Scusami, perché qua in autostrada ci sono due macchine della polizia e sceriffi fermi con tutte le barriere messe perché c'erano due strade. Pali in mezzo all'autostrada che sono ancora, facevano saltare la gente. Ok posto. Raga, invece non mi risponde adesso, lo pocco finché non gli esplode. Sì, no, guarda che secondo me l'hanno ammazzato, lo dico proprio. Infatti, ma prima mi ha risposto Luigi. Ma noi abbiamo un detective nelle loro mani, se loro lo ammazzano io ammazzo Luigi, cioè nel senso Mo glielo ridanno, state tranquilli. Questa dovrebbe stare tutti. Luigi, dove cazzo sei? Ancora. Smutati dalla radio. Ah, è già smutato, a posto. Ok, hai chiamato tu? Sì, hai risposto alla chiamata. Ma mannaia la puttana. E si è anche smutato. Per quanto riguarda ante Morgan Edmund? Morgan Edmund sta in ospedale, lo stanno curando, ci sta Rod Foster. Ok. E io sono con Tanaka, adesso. Il fatto è che devo andarlo a raccattare, ma... Povero Grave, che l'abbiamo blizzato, l'abbiamo svuotato senza motivo. Io sono tutto... Fatto così, metti la mano in alto, così poi... Ah, non sei tu, via. Sono spariti. Niente, ragazzi, appena wipeato Giolitti. Vabbè. Lo sapevo già. Lo sapevo già anch'io, me l'ha detto la sera che prima succede? Prima che iniziasse. Era il giudice. No, che cazzo sì, dicono? Sì, quello sì, cosa succede? Io adesso regio, vi avviso che regio con Luigi, ma al solito modo vostro della partito? Polizia di polizia. La gente. E mi dice, scema, sono davanti a te. Rifiuta. Sì, dimmi. Ma dove? Devo rinnovare le patenti. Sì, ciao. Porti d'arma. Il porto d'armi, sì, tutte e due. Ok, le mie carte in te. Tieni. Siamo pienissimi di lavoro, c'è saturazione, quindi siamo impegnati. Ah, sì? Cioè, non niente sparatoria, avuto... purtroppo, diciamo. Una sparatoria? No, nessuna sparatoria, per fortuna. Però ci sono altre complicanze che adesso stanno risolvendo alcuni. Pistola fucile, $800. 800? Sì. Ok, vado a prenderli. Maya. Ehi. Ci credi che in banca c'ho... $627,000? Ho gli stipendi di tutti, ora. Cioè, gli stipendi e le tasse. Ma le tasse adesso no, le gestite questo... voi? Eccomi qua. Sì, no, le gestisco io. Gestisco tutti i soldi entrati in questo momento, cioè, troppi soldi in banca. Vabbè, l'importante è che li hai in banca. Qua. Sì, ovvio. Ecco qua. Grazie. Io come te la firma? A posto. Ecco qua. Ciao, allora ci vediamo. Ciao, grazie. Ciao. Anche a te, ciao. Ciao, Veronica. Ciao, ragazzi. È bello che devo ancora distribuirli questi soldi. Vabbè, quando li trovi, pian piano. Sì.
scusami, che devo vedere la cosa mi dico. Cassandra, digli di sbrigarsi perché qua dobbiamo correre. Sì, cazzo, Grip, vai senza levante, vai sempre con le levante in giro, non andare più con la cazzo di cosa rossa. Sembri un messicano. Digli di sbrigarsi, che dobbiamo andare. Quindi come sei chiusa tutto il discorso? Digli di sbrigarsi, dottori. Signori? Un utente è entrato nel... Che sta succedendo? Succede? Niente, sta l'azione. Oh, sì. Raga, io tra poco li riporto per combat log, ve lo dico. Ma chi? Messicani. A tutti e tre. A Sara. Aspetta. Non fare niente, fai fare a me. Ma non può essere che hanno fatto combat log. Hanno fatto, raga, ma che sono, sì, tutti e tre sono crashati. Me l'hanno detto. Non crash. Ancora, me l'ha detto il messicano, che lui ha detto adesso voglio vedere come scompaio ed è acquittato. Hanno combat loggato in tre. Che brutta roba. Adesso gli scrivo a Sara. No, ragazzi, non potete lasciarla correre così. Vabbè, tutto. Effettivamente. Però io non andate mai in assistenza, però così, cioè, no. No, così c'è un limite. C'è un limite a tutto a non andare in assistenza, cioè. Quindi cosa dite? Vado in assistenza? No. Senti un attimo, non è finita. Beh, no, sì, no, sono quittati, è finita. Hanno fatto non combat è log, finita. Cioè. No, oh, raga, ma poi no, io finisco, allora, Zitti tutti. Andiamo a stazione, per favore. Tu sei grado più alto di soprano, puoi dare ordini al soprano. No, non glielo do ordini al soprano, No, hanno il nostro detective, hanno aspetta due secondi, fammi capire cosa mi sta dicendo. Capisci? Sto parlando con lui, un attimo. Raga, mi tolgo perché non posso partecipare all'azione, dai. Oh, ma i dottori sono morti? Si sta passando la vita davanti, credo. È andato in un altro canale. Perché devi smetterla di andare vicino a questa macchina. Un utente è andato in un altro canale. Sì, già mi sta scattando l'assistenza, ragazzi. Devi vedere... No, non c'è nessuna assistenza. Svegliati. Scusate, ma sul veicolo non si può più sparare, giusto? No. No, aspetta, non puoi sparare per ferire, però puoi sparare per bloccare gomme. O sbaglio? No. Neanche non per sparare in generale. Ma non si può sparare più, cioè dal regolamento, mi sa. Giusto? Come vede? È sul regolamento l'hanno messo. Oh, ho parlato col tipo e ha detto che non hanno intenzione di rientrare. L'unico che è rimasto. Aspetta. E quello è Vaccio, l'unico rimasto. Vado un attimo in libera 2. Esatto, non si può ingaggiare da un veicolo, non si può sparare o puntare l'arma dal veicolo per ingaggiare. E che cazzo mettono al... Ah, togliti il mirino. Protocollo polizia che si può sparare dal veicolo, se sul regolamento della città non si può più sparare sul veicolo. Boh, vabbè. Fallo presente agli altri che... Tiro. Madonna, mi sta venendo un prurito. Poi armi bianche e letali. Dimmi. Sicura che non serve un avvocato alla signora di sotto, almeno mi pagano. A chi? La signora che hanno arrestato. La signora che sono andati fuori città senza nessun motivo, quindi stiamo gestendo, il radio un attimo, ascoltando la radio. E niente. Può darsi che scatta qualcosa di brutto. Vabbè. Adesso vedremo, sono in tre che sono usciti fuori città così a casa, quindi adesso vedremo. Io non ho parole. Oh, ascoltando la radio, un attimo. Le gang possono prendere la sua preda. Andiamo fuori che sto parlando, sennò sì. Ah, sì. Per il perma. Esatto. Se scopri chi è. Se bravo non ti fai scoprire.
ho capito, mi stai parlando di città, lo so. Adesso vediamo come si riesce. Devo abbassare sta roba. Qualcuno si può smutare su Discord, mannaggia. A chi quando vi pago? Qualcuno si vuole... Ascoltate un attimo, perché tutti mutati? Che state facendo? Ragazzi... noi siamo in game. Waves. Sì. Un attimo, ragazzi, smutatevi tutti, per favore. Fatemi smutare tutti. Tutti quanti. A parte chi sta morendo. L'utente è stato spostato in un altro canale. Che sta succedendo? Che succede? Non lo so, c'è gente che... Hanno combat loggato la maggior parte e ne sono rientrati solo due. E perché hanno combatto loggato? Non lo so, perché li stiamo facendo aspettare lì, tipo. Non lo so, non capiscono perché li abbiamo fermati. Senti, sono una gang, no? Cioè, girano sempre tutti insieme. Che cazzo, dovrebbero bene aspettarsela sta cosa, eh? Cioè. Beh, però non li possiamo fermare a cazzo. No, non li abbiamo fermati a cazzo. Come se passeggiano sul marciapiede. Sul marciapiede. Sul marcia che? Marciapiede. Sono cotto oggi, scusate. Sul marciapiede. Marciantine. Ti ho detto marciapiede, stai zitto, non mi fare dire niente. Sto cotto. Io parlo, io utilizzo la voce come lavoro e sto cotto. Che lavoro fai? Dopo... Lavoro a team. Ah, oddio. Quindi chiami tutti i giorni. Parli tutto il giorno. Sì. Quante volte ti mandano a fanculo? Zero. Oh, raga, tutto a posto? Io cerco di capire cosa devo fare. Raga, adesso ditemi uno chi sta facendo. Dani, cosa stai facendo? Io sono a far niente, andare a centrare, e raga, qualcuno mi dica cosa fare. Scendi giù dalle celle e guarda un attimo i tipi qua. Cosa cambia? Un cazzo, quindi. In un altro canale. Scendi e guarda, vabbè, scende e guarda, ma che cazzo cambia? Vabbè, comunque non è che se scendono su marciapiede devono essere presi a cazzo, è quello volevo dire. Camminano. Oggi sto un po' sbiascicando. Ma così poco siete rimasti. Non ho capito perché. Ma ancora diciamo mimo. Che ci avete detto dobbiamo sta qua due minuti e c'è chi ha da fare. Comunque io mi hanno incaricato di guardare, quindi mi metto qui e mi guardo. Torni qua. Chan. Vi sento anche da qui. Io sono tornato per pietà, però c'è chi ha devo da fare. Bere l'acqua, aspetta, devo andare a bere, aspetta. Ci avete detto due minuti, un'ora fa, quindi nel senso... Signori, io prendo di nell'alto. No, sì, va bene. Se dall'alto mi dicono di venire giù e guardarmi. Ho capito, ma due minuti era un'ora fa. No, mia colpa. Quello l'ho capito, lasciamo perdere.
posto. Ah, ci voleva l'acqua fresca. Allora. Alve. Un utente è entrato. Ma te? Avete novità? È entrato nel tuo canale. Muovete, muovete, mettimi ste cazzo di monete. Avete novità? Io no. Sono sotto a osservare questi messi. Ok. Beh, mi metà di fila. Mi raccomando, è altre due ore a chi, mi raccomando. Io non parli no. Con me, io prendo l'ordine dall'altro. Non parli con me, Clark. Altre tre ore, poi se prendiamo il caffè. Sì, vai, sì. C'è Giamba che il t... No, non è Giamba. Quello è ah, abbiamo, ne ho tre di sotto. Uno messicano, uno... Sì, sì, ti vedo. Ti manca Sara che ha detto che doveva andare via. Ci mi ha detto che deve andare okay, via. Ok, sono solo in tre quelli di sotto. Sì, dovrebbe essere di quattro, però Sara non c'è. Bene, buon divertimento. Sono qua, ve lo lascio a voi, me ne vado. No, rimani lì un attimo. Vabbè, mi guarda. Intanto finché non abbiamo niente da fare. Intanto sto sistemando i... Sì, sì, stipendi, sì, quindi... Adesso voglio capire un attimo di stanno a fare gli altri. Adesso faccio chiamo un attimo il capitano e dico che cazzo dobbiamo fare con questi. Chiamo Luigi. Se lo prima chiamo il capitano, dov'è? Capitano? Sono lo soprano, Pasquale. E cosa sta succedendo? Ok. No, io non, cioè, mi hanno rotto il cazzo che non posso fare due chiacchiere con una persona in confidenza. Oggi non gli interrogo neanche se non sono detective a questo punto. E non ho neanche voglia di interrogare, non so neanche su che cosa interrogarli. Mi serve, sinceramente mi serve un detective. Non ci credo, gli Otobi. Sì, fa il mimo. Il mimo. Gli Otobi è il mimo. Mamma mia ragazzi, che palle, devo stare qua a aspettare qualcuno che non mi dicono cosa fare, è una noia. Ma mica, deve rimanere là tutta la vita. Microfono attivato. Vabbè, allora, se Icaro sono si smutta, mi incazzo adesso. Ti sto parlando io, ragazzi, non prendete iniziative, sto già facendo io. Sì, iniziative di sta minchia, stanno aspettando questo da un bel po', eh. Ho capito, lo sai cosa sta succedendo dietro? Lo so, ma se non avvisate... Ok, ma se non agite in fretta, quello lì muore, cioè, non so se sei chiaro. Ho capito, è appunto per questo che dobbiamo agire in fretta. È andato il vice capitano, tanto, che se ne frega di lui, sinceramente, in RP è un criminale, quindi... Ci stanno già parlando. Mi stanno permando. No, non penso. Un criminale l'RP, dice capitano, che se ne frega di lui. Ci stanno già parlando per il vice. Io vado un attimo in sceriferia. Sì, mamma mia. E se ne va. Cioè, se se ne va via, va bene RP col danno, mi cazzo. Allora, ragazzi. Ascoltatemi. Adesso le rilasciamo. Sì, fai smutare tutti gli altri, magari. No, mi serve solamente tu che sei giù e io che dimmi. Sono qua. Lo devo rilasciare, chiedi per rilasciare. A tutti e tre, aspetta, prima arrivo io. Li chiamiamo domani. Ok. Signori? Oh, guarda di come si sono moltiplicati. Ma stia zitto piuttosto, va. Allora, signori, ascoltatemi. Dato che abbiamo un po' di problemi... Allora, finito di farsi comodi sua, forza, che dobbiamo fare qui? No, cioè, se volete vi tengo qua fino a quanto... Ah, beh, perché claro, non stava per dire quello, mi scusi. No, io vi sto dicendo... Abbiamo problemi, quindi... E quindi vi sto rilasciando buona fede, vi prendo i documenti, spero che quando vi richiameremo vi ripresentate. Claro, ripresentiate. Claro, mi ripresento. Eh beh, lei non si ripresenti, poi claro, vedrà ho lei. Ho detto che mi ripresento, mi sembra. Ok. Di che la macchina... Smanettate questa persona. Allora... Io voglio ancora sapere il motivo. Un attimo, non smanettate ancora nessuno. Ah, claro, no, di che l'auto l'ha messa dietro la registrazione della tua bodycam del merda. Cos'è che vuole? No, la registrazione della tua bodycam, poi te chiamo l'avvocato, vediamo. Signore, se può fare sta cosa, claro, togli messa manette. Io ti sto togliendo le manette, però capisca a me. Io non te capisco un cazzo sta bella verga. Io lo so che lei è nervoso. Io lo so che lei è nervoso. Aspetti, signore, lei aspetti. Signore, aspetti lei. Ma chi? Chi si dice? Lei, i documenti. Aspetti. Ah, tenga. Ma tanto Thomas Long è schedato. Arrivederci. No, gentilmente il documento. Sì, è vero, tenga. Arrivederci. Buona giornata. Posto. Bene, bene. Ditemi ma il loro utilizzando i droni. Ok, sì, sì. Signori, possiamo tornarcene in pattuglia normale. Io ci sono. Chiedo conferma al capitano, quindi aspetta un secondo.
so che disturbo un secondo solo per chiedere se gli agenti possono tornare a normale lavoro. Sì, alcuni sì. Sì, io rimango tanto sono in centrale perché da poco stacco, però mando agenti. Manda a tutti, manda gli altri agenti. Sì, in pattuglia. In pattuglia. A muto. Sì, io capitano sto arrivando. Tu sei con loro, ok? Sei entrato nel Bruzaki con Zef in pattuglia da 2. Ci siamo già. Utente è stato spostato in un altro canale. Tu sei chi sei? Con chi sei tu? Ma sei dietro di me? Solo, sono dietro di te. Un secondo solo che blocco una persona. Permessi insufficienti. Permessi insufficienti di sta roba. Stai laggando, eh? No, sono su TS che laggo solo. No, anche in gioco ti teletrasporti. Sì, beh, faccio un saltino. E non è quel fatto lì del saltino, laghi proprio. Sì, laghi. Tu dove sei? Cosa stai facendo? Non sto facendo niente, sto cercando di capire Icaro. Bene, se non stai facendo nulla per fuori vai in pattuglia. Se ci sarà bisogno di te, Icaro ti contatterà. No, non vado in pattuglia. Ho bisogno di qualcuno che vada in pattuglia con questo cadetto nuovo. Chi sto staccando? Anch'io sto staccando. Comunque Icarus e Shark se la vedono tra loro due, se la stanno gestendo loro. Ho mandato la pattuglia da 2 in giro e mi rimane però qui Arctic da solo. Arctic, te non ti mando da solo perché sei proprio nuovo. Manderò un utente è andato in un altro canale. Un utente sei entrato nel canale. Aspetta un secondo. Allora, tu sei l'ufficiale 2. Giusto? Sì. Tu ci puoi andare in, in pattuglia da solo. Secondo te mandare Arctic e Tanaka da soli, due cadetti, secondo te mandare Tanaka e Jackson, ovvero Arctic, insieme in pattuglia, problema secondo te? Io No, tu da solo e Arctic e Tanaka insieme. Sono due cadetti. Dovevo mandarli, se no... Uno te lo prendi tu. Io che sto staccando? Vedi tu. Waves che sta staccando? Decisione tua, decisione tua. Non posso prendermi. Cioè, non posso decidere io. Cioè, a seconda di come viene. O andate in giro in 3. No, anzi, no, non mandare, che io devo fare delle investigazioni. Devo fare investigazioni. Investigazioni, che è il detective. No, ho avuto permesso del capitano di fare. Di prendere un caso. Va bene, ok. Comunque. Tu. Allora, io finché ci sono in radio faranno riferimento a me, finché ci sarà in radio, poi quando stacco faranno riferimento a te in radio, quindi tu qualsiasi cosa loro non sanno, non sanno come comportarsi, devi essere presente, quindi per nessun motivo ti muti in radio. Se riparlo con loro, parlo con loro. Dai, io subito. Mezz'oretta devo staccare. Sì, parlo con loro un attimo. Sei entrato nel... Allora, adesso vi manderò la Tanaka. Sei mutato. Dimmi. Tu sai bene o male far tutto, giusto? Che senso? Sai far tutto, no? Come il lavoro della polizia. Cioè, hai imparato ormai, no? Rispondi. Hai imparato a far tutto o no? Qualcosa. Vabbè, sì, le multe. Devo capire solo se devo fare una multa del 5% del... cosa che ti apre il codice stradale, vedi cosa ti fa. Vabbè. E faccio control F. Tu? No, io... Tu e Arctic andate in pattuglia insieme. Non posso andare via. Finché tu e Arctic qua sopra. Sì, ho visto che fai cazzate. Tu e Arctic fare cazzate. Poi lui sto qui. Andate in pattuglia insieme, tu, Tanaka e Arctic. Mi raccomando, non fate cazzate. Se non sapete qualcosa finché siete in radio, ma non si spara dal veicolo. Ieri hanno fatto una cosa all'admin che hanno sparato dal veicolo. Miseria, è contro il regolamento. Allora, Rusiaki, leggiti il codice della strada, codice penale, sei domande. E tutti i protocolli, sei altre domande. No, tu l'hai già presa in anticipo. No, ho chiesto i protocolli della polizia sono in mezzo. Io, esatto, devi avere 10 l'hai presa già, quindi via.
aspetta, no, quella di sì. Venerdì, cioè domani. Ma farlo breve. Ok, domani non la do ancora. Non vuole. Ah, ok, ok, posto. E siamo il 16. Pensavo... No, no, tu quella di venerdì 10 l'hai già ricevuta. No, sì, l'ho già ricevuta. Perfetto. Codice mi devi penale. Anche togliere questo regolamento polizia protocolli e $1,500 che ho preso in più. Sì, cazzo, è vero, devo scriverlo, scriverlo. E anche codice penale devo tenere solo visto che sei aperti. Corretto dopo che vedo che allora che se la droga se la... Allora ragazzi, risposta in Adam 2, mi raccomando, se bisogna chiedere chiedete a Def Olivero. Un utente è stato ragazzi che è centrale vada giù in un altro alle cella la sala interrogatoria. E c'è una ragazza che ha manettato. No, non sono manettati, non logano manettati. Vabbè, prendete il documento. Dovrebbe essere sì. Comunque. Come si chiama? Me li occupo conto. Io. Piuttosto, il signor Morgan Edlund. Dove è finito? C'erano i sceriffi? Sono auto abbandonate in autostrada. Con le barriere infrangibili, siamo schiantate addosso, comprese altre persone, raga. Che cazzo è? Ci sono... Preferisci volare? Ci sono blocchi di cemento in mezzo perché c'è una parete invisibile in mezzo a vostro. Preferisci volare? Magia della fede. Perché dietro ci sono i pali, quindi o... Ci sono schiantato anch'io. O voli, oppure ci sono quelle barriere che ti aperte. Ma che cazzo è? Sono le auto abbandonate qua. No, ci sono i pali dietro caduti che ti fanno volare. Ma così mi sono schiantato, massacrato. Allora, basta parlare alla radio. O preferisci volare con i pali. Siamo tutti, ci stiamo schiantando tutti. Raga, non hai capito? Siamo allora, metti tutti. Altre barriere che segnalano che ci sono delle macchine in mezzo. Perché ci sono i pali dietro caduti, o voli, o quelli delle palle. Signorina, salve. Mi dia solo i suoi documenti che devo sì. Segnarmeli e poi poter andare. Posso farle una domanda? Mi dica pure. C'era un agente di polizia con una giacca e un distintivo sul collo, tipo una collana. Non ne ho idea di chi sta parlando, comunque. Oddio, detective, forse? Ma quale? Iniziava con la C, però non mi ricordo se era... Vabbè, signori, per ora non lo so dove sia, se... Vabbè, non lo so. Starà lavorando, comunque... Sì, perché quando eravamo a benzinaio si è portato via il nostro amico. Signorina, io non ne so nulla, se io sono dentro è caricata da prendere i suoi documenti, quindi io abbassi pure le mani che non devo arrestarla più. Vabbè, okay. Abbassi le mani. Perfetto, ora può andare. E ha preso i suoi documenti, verrà ricontattata dalla persona che si sta occupando di questa cosa. Va bene. Buona giornata. Allora, Alcazan, ti ripeto. Dietro quelle volanti ci sono dei pali. Se prendi i pali, voli. Abbiamo messo delle volanti con lampeggianti accesi, con delle... Ma non si vedono! Con delle barriere le barriere, ci schiantiamo tutti! A mettere delle barriere un po' più lontane o dei birilli, così per segnalare che ma ci no, sono. No! O fai pulire gli admin o... Ci sono i pali che non possono essere puliti dagli admin. Ma sta facendo un casino in autostrada, c'è il bordello di macchine, cioè... Ma dove siete? Ma dove siete? Dove siete? All'entrata dell'autostrada, praticamente. Ai 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 ai. Io devo chiudere gli occhi, questa mal di testa, questo cerchio cazzo. Di testa. Arrivo subito. Ai ai ai. Cazzo. Sì, è un casino. Allora. Scusate, gente. Ora li stiamo togliendo, non lo so. Dove sono i pali caduti? Queste barriere, no. Che mi sono schiantato, ci schiantiamo tutti. Dove sono i pali ora? Non lo so. E qui davanti ci sono due bidoni. Io non li vedo. Vabbè, cazzi loro. Ce li ho qua. Faranno incidenti le persone. C'è la nostra la gente, voi non mettete pari prima. Io ve lo dico. Io ve lo dico, se vedono gli armi che mettete pari infrangibili si schianta la gente e vi massacrano. Barriere. Se incazzano gli armi. Perché hanno detto mille volte di non mettere quelle barriere.
Occhio, attenzione, perché si incazzano occhio. Queste barriere. Occhio, 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 occhio. Sì, che occhio. Hai spostata la meglio. Sì, è polizia a parte, credo. E signori, no, no, no. Memoria, dove sei? Che cazzo state facendo? Ho chiuso un attimo gli occhi. Chi è sta volante? Fate voi, va, non mi interessa, devo andare via. Sistemate tutto, grazie, me ne vado. Chiamatela che palle, Geralt, che è gratis per i poliziotti. Ok. Boh, basta, me ne vado via qui perché non ci voglio di... I cazzi, quindi via da qui. I pali. Sono andati via i pali. Ho fatto un volo della Madonna. Senti, prima c'erano i pali e i bidoni in mezzo alla strada. Sistemate, ma non mettete barriere infrangibili perché fate peggio. Sono qua io. In auto, facendo di... Ciao, me ne vado di sopra io. Ok. Sei entrato. Segnalo a qualche pattuglia qui in autostrada che... E c'è direzione ospedale, una moto abbandonata, danneggiata, a bordo strada destra. Quindi se qualcuno di voi che sono lì a sistemare la strada dovesse ritornare verso l'ospedale, c'è una moto abbandonata. Ma già è tutto a posto? Qualche problema? Mi dica pure. No, ho visto che vi siete fermati, ho detto... No, c'era sta moto, volevo fermare un attimo, segnalarla. Va bene, arrivederci. Posto, salve. Ricevuto pattuglie? Ah, io 10-4, io sono al momento Sandy. Vabbè, Adam 2, mi ricevete? Sì, ti riceviamo. C'è una moto direzione ospedale, poco dopo il casino, ferma sulla destra, abbandonata, è una croce di Akouchun, sequestratela perché è danneggiata. Sì, dopo questa chiamata la sequestriamo. Perfetto. Rientro in centrale. 10-4. E stacco. Ok. Chiamerò Cornelius Pond. Un utente è entrato nel tuo... Sì. Ma il taser si può usare? Secondo... Il taser si... Dimmi. Cornelius, c'è da date lo stipendio. Sì, adesso non posso, sono molto impegnato. Domani allora. Quello che... O se no mandamelo al codice fiscale 21. No, non voglio mandare niente al codice fiscale. Vabbè, perché ciao, non... domani. Ciao. Sì, ma sto chiedendo una cosa, sergente. Sì, dimmi. Aspetta, sergente, volevo chiedere, il taser si può usare solamente quando il tizio ha arma? Il taser è un'arma, diciamo, non letale. Puoi usarla, senti. Non c'è nel regolamento, l'hanno tolto, cazzo, è no. Vero? Perché non sono sbagliati, l'hanno tolto troppo, comunque... Il taser dovresti doverlo usare in caso di fuga della persona armata magari di armi non letali anche loro. Tipo se la persona quando fugge e basta? Quando fugge e basta, penso che puoi comunque usare il taser per fermarlo. Non ne sono sicuro, sinceramente, te lo dico. Però penso che tu puoi sta usare. Io l'ho usato, poi ecco, non so se infrangevo il regolamento. Il protocollo, non regolamento. Protocollo, sì. Non ne ho idea, sinceramente. Dovresti controllare, bisogna chiedere. E non c'è! Lo so, non c'è perché si sono dimenticati di segnarlo. Adesso. Vabbè, lo uso sti cazzi. Pistola solamente quando mi sparano. Pistola solo se hanno armi letali, mi raccomando. Non fa la sta cazzata che hai fatto quella volta. Sì, ma mi devono sparare prima? Ti devono, sì, quando tu ti senti un proiettile sferare, tu dopo puoi rispondere al fuoco. Vabbè, se sento sparare, sparo. E tu senti sì, calmo. E tu senti sparare verso di te, tipo se ti colpiscono un colpo, oppure vedi che la persona ti punta, tu spari. Vabbè, ma se sparano un altro civile, che faccio? Non sparo. Ovvio, se tu vedi sparare, ma non è che si senti sparare, tu poi dopo spari al primo che vedi. Se tu vedi una persona sparare, vai, spari anche tu a quella persona. Ho capito. Se ti senti dimmi. Ascoltami, se ti senti minacciato, se invece tu ti avvicini, non metti giù quell'arma, metti giù quell'arma. Un attimo, solo.
Tu vedi, metti esempio, ti punta a te, allora gli spari. Se invece o ti spara contro te, lui gli spari. Se invece vedi che punta un'altra persona e gli spara un'altra persona, tu ti avvicini, gli dici metti giù quella cavola di pistola, metti le mani in alto e se non ti dice, se non lo fa, gli spari. Quindi se sparano a me io sparo, se e invece spara un civile lo intimo. Lo intimi a mettere giù l'arma e poi gli spari pure. Lo intimo a mettere giù l'arma, sì, se non la metti giù lo spari. Se si gira, punta arriva su di te, gli spari. Se invece non butta l'arma e non spara su di me, lo sparo lo stesso. Tu devi essere, sentirti sicuro, punto. Se ti senti in pericolo, devi sparare. Tanto se c'è un'arma in mano... È un protocollo un po' di merda. Se sparo non so, ci dice, non posso sparare. No, tu puoi sparare, però non, cioè, solo se ti senti minacciato a te. E devo sparare una persona e la persona scappa, allora dici, prima poi mi fermo polizia, lo incorri, se la persona scappa troppo... Se la persona scappa e rischi di perderla, le spari. Questo mi senti? Ti dicevo. Un secondo. Un attimo. Un attimo. Sì. Casamanica. Quella sulla destra. Sì. Armando Casamanica, non lo so. Andiamo di controllo. Guardrei, sì, guardrei. La polizia, l'auto di polizia. Tu torna e ce l'hai già in pattuglia. Hai altre domande? Vai. Vai. Ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene, sto cercando di capire delle cose. Perché... Ernesto sembra pulito. Sì, immagino il casino. Ho delle cose da fare. Riguardo gli stipendi, che è un casino, perché tipo gente che non si presenta, eccetera, eccetera. Beh, gente che non si presenta, ve li dividete. E se invece ha una mazza, arma bianca quella, giusto? Con il taser. Tanto so. Ok, solo se ha pistola. Esatto. Perfettamente che molti non gliene frega nulla lo stipendio, quindi. Va bene, vado giù. Vai. Dividetevelo. È andato in un altro canale. Mica tenerlo a vita. Ci divideremo quelli dei caduti e di quelli che sono trasferiti. Ecco, bravissimo. Perché tanto loro non se ne fanno nulla. Cioè, devo ancora dare lo stipendio a tuo marito io. Bene. E questo? Questo? Salve. Buonasera. Salve. Scusate un po' il fiatone perché me la sono fatta un po' corsa. Salve, io sono nuovo in città, mi chiamo Pamela la tranviaria. Come, scusa? Mi chiamo Pamela la tranviaria, molto piacere. Pamela la tranviaria? Sì, Giulia. Molto piacere. La tranviaria. Oh, madonna mia, un po' di catarro, signora. Un po' di tosse. Piacere, io mi chiamo Maya. Salve, signorino Maya, molto piacere. Piacere. Lei è un agente? A corso, signora? Ho pedalato molto. Ok, piacere. Emily Wilson, sergente, salve, di polizia. Salve. Wilson, salve. Salve signora. Ah, questa fascia attorno alla testa, si è fatta male? No, diciamo va di moda. Mi è caduta la parrucca, i miei capelli un po' sono un po' bianchi, quindi... Cioè, un po' bianchi, non capisco, il colore viene meno, pure sono molto giovane. Vabbè, ogni tanto una tinta ci sta... Ma non me lo posso permettere. Guarda che quindi che cala di voce che ha avuto. Sì, un po' di mal di gola. Oh, madonna. Comunque, Elena, ha bisogno di qualcosa? Intanto volevo presentarmi e poi volevo sapere... Quindi questa è la stazione di polizia. Sì, di downtown, sì. Bene, e poi ce ne sono altre oppure... Ce ne sono altre sparse a giro per la città, ma vengono usate molto poco. Sono in case eccezionali, vengono usate le altre. Se vuoi, c'è quella sceriffa, c'è una scena del parco sceriffi, abbiamo due sceriferie, sceriferia di Sandy Shores, che trova Sandy Shores, e sceriferia di Paleto, che trova a Paleto Bay. Capito. Io, diciamo, vorrei un po' conoscere un po' tutti i luoghi, sembrerò un po' scortese, diciamo, ma se lei in questo momento libera, non è che mi potrebbe far conoscere anche un po' la sceriferia, in modo che sappia un po' ambientare. Signora, guardi, purtroppo io stavo proprio staccando dal servizio che alle 55 io ho il coprifuoco, diciamo. È stata già fin troppo gentile.
Beh, Emily, ma non c'è nessun ragazzo a disposizione? Poliziotto? Sì. Ma sono tutti impegnati per un'operazione che non ho capito bene cosa è successo. Comunque ho preso tuo marito, quindi non lo so. Tu puoi fare come tanto, stai aspettando tuo marito, ora che arriva lui. Io? Di conoscere un po' di gente. Un po' di gente? Serina, scusi, posso chiedere il mestiere che lei che fa? Perfetto. Io? No, io faccio molti mestieri, dipende poi dall'orario. Scusi? Ma tipo di sera cosa fa? mi dica, cosa fa di sera? Beh, perché proprio la sera? Così sono curiosa. Perché non c'è la notte? Un altro orario? Ecco, scusi, che voce è? Che sei, no, si incazza? Carmen? Carmen? Carmen, c'è una nuova ragazza in città. Sa, beh... Pamela la tramviaria. Carmen, presentati. Carmen. Salve, signorina Carmen. Salve. Molto piacere, che bello, siamo tutte donne. Sì. Scusate, mi è finito un Tampax perché... Non mi ha risposto alla domanda. La domanda? Che lavoro fa lei? No, sono un po' riservata, io diciamo, credo si possa anche vedere. Ma di giorno che lavoro fa, ecco? Ah, di giorno? Di giorno sono... Sì, ho capito. Di giorno sta aprendo un nuovo... Sta aprendo un nuovo studio ginecologico, no? Ho capito. Il dottore mi ha chiesto se poteva provare, insomma, tutte le nuove tecniche che ha imparato. Controllare la fessura? Un po' tutte le fessure. Che bello controllare le fessure. Oh, sì. Sì. Mm-hmm. Controlla tutto. Diciamo che da quando tutto, mi visita... Tutto? Sì, tutto controlla. Ma lui, infatti, è sia ginecologo che andrologo. Quindi, andrologo? Sì, ok, è vero. Anera Andros studia, diciamo, le cose dell'uomo, no? E diciamo, lui voleva... Quindi lei reclutare... è dottoressa? No, io sono una cavia, diciamo, da laboratorio. Mi presto, diciamo, con molta sofferenza. Presta il suo corpo ai... Immagino la sofferenza. Sì, quanto soffro. Beh, ci ha detto cosa quindi fa di giorno. Provano le sue fessure. Ma di notte cosa fa? Della notte, diciamo, si aprono un po' tutti gli orizzonti. Avete risposto voi alla... Tutti cosa? Molto gli orizzonti. Oh mio Dio. Poi io l'ho chiamata, era il corrisoprano. Tutti gli orizzonti. Cosa voleva? Sì, sì. Cercava lui il soprano. C'ho qui in periferia. E quindi, scusate, però devo andare proprio in... Avete un Tampax, se no chiedete al signore, io in aeroporto... Oh, scusa, ancora con Tampax, Lorenzo. Oh, salve. Sì, sì, aspetti che glielo do io, guarda, ce l'ho in borsa. Sì, amore, quanto ti amo. Ma... Signore, poi salve. Se no devo usare qualcos'altro come Tampax, tu hai qualcosa? Salve. Ma secondo te gli hai tenuto Tampax, scusa? Qualsiasi cosa che lo possa richiamare. Ma vi conoscete voi due, signori? Grazie. Che te la conosce a chissà do. Vi conoscete voi due? No, non lo capisco, è un po' terrone, okay. Diciamo. Non capisco. Sì. Ma che schifo, scusi. Ma dove da me good cosa? Cosa? Senti, a me chiamano Biancaneve. Signorina, guardi, posso dare un consiglio estetico? Sì, tesoro. Può togliersi sta fascia che c'è intorno alla testa? No, non posso toglierla perché diciamo sì... La storia è un po' lunga, molto lunga. Il signore è un bel ragazzo. Lo piola sopra... Mannaggia la miseria, ma come? Lo piola, ma c'è schi. Non toccarmi i peli! Il signore diceva un bel ragazzo. Che hai? Io sì, lo trovo anche molto affascinante. Oddio mio, inquietante. Adesso arrivano altri bei ragazzi. Oh, madonna. Scusate un po' di catarro. Tasse, non me ne vogliate. Sì, grazie, stiamo lontana. Comunque, vabbè, io... L'orario è questo. Sì. L'orario? Sì, devo staccare io. Scusate, arrivederci. È stata molto gentile. Prego, signorina, tranviaria. Grazie, la tranviaria. La tranviaria. La tranviaria, grazie. Perfetto. La saluto allora, ma guarda che essere tranviaria è anche magica. Mi sono venuta a sequestrare, a dissequestrare la macchina. Sì. Dimmi quant'è?
Ma su... che cosa? Ma che macchina è? Mercedes. Secondo. Ci sono rimasta male. Signore, lei ha bisogno? No. Va bene, perché io sto staccando, quindi fatemi fare solo questa veloce. Carmen Garcia, no, sì, la... Aspetta, fai una cosa, lasciamola fare col tuo nuovo collega, che è molto molto simpatico. Quello laggiù, che ti sarà sequestrato la macchina? Come si chiama? Mi ricordo il nome. È tua la macchina rossa? No, è quella di Leon, credo. Ah. Comunque, che collega parli? Dei Jackson Ronnie? Ha detto, non so come si chiama, non si è neanche presentato, ma ho detto ieri che se non mi fermavo mi dovevate girare e che stavo creando... della come si dice disagio mentre correvo inseguivo una persona e tu a me vuoi desiderare. Bravo. Ho visto una cosa abbastanza brutta nell'internet. Aspetta, anonima, un detective con le mani dietro la schiena, in ginocchio, insieme a una persona con una bandana in testa, con... sempre a terra. Bella sta foto. Fai un selfie? Sì. È qui la festa. Che bella la foto. Quale foto? Quella che c'è sui social network. Ma sugli annunci? Sul reping, selfie. Ah, sì, va bene. No, l'abbiamo già risolto. Ottimo, spero, perché vedo che Miller è abbastanza messo male. Lì. Abbiamo già risolto, non Marcello, ti preoccupare. Un ottimo lavoro. Io c'è sto staccando, quindi c'è gente, molta gente in centrale, compresa tua moglie. E c'è anche una persona che vorrebbe conoscere un po' tutti in centrale. Scusa, digli a mia moglie che sto per arrivare. Va bene, a posto, ciao. Perfetto, ora dal bambino va meglio. A posto, tuo marito sta arrivando, Maya. Ok, benissimo. E io, oddio, troppa gente, io stacco, arrivederci, scusate, non posso fare quello. Occupatevi con gli agenti, chiamate i servizi, salve. Comunque qua, se vede, ci sono tanti... Salve. E vabbè. E sì, ringraziando per aver guardato la live, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani sempre stesso circa, sempre stesso orario, stesso server, quindi vi ringrazio tanto per la visione tutti, io sto leggendo dei messaggi, ci vediamo a tutti, grazie Demi, ciao, grazie a tutti e a domani, buon game a tutti che ci stanno giocando e ciao. Perché qua è un po' in discesa. No, è andata bene. È andata bene, poteva andare peggio. No. Oddio, grazie per l'host, Dani.